Buongiorno, sono Sara Santini, sono una fisioterapista, lavoro a Correggio presso l'ospedale dell'Ausl IRCCS di Reggio Emilia. Ho deciso di girare questo video perché parla di postparto e della condizione in cui mi trovo io, avendo un bimbo di 6 mesi. Questo video è stato girato per l'associazione A Piedi Nudi di Bologna che ha dato il consenso per condividerlo con la mia azienda. Buona visione. Buongiorno, sono Sara, sono una fisioterapista, lavoro in provincia di Reggio Emilia e in questo momento sono la mamma a tempo pieno di un piccolino di 6 mesi. Aderisco al progetto Adattiamoci, lanciato dall'associazione A Piedi Nudi di Bologna, per dare un contributo sulla tematica del dopoparto. Ho pensato di fare questo per non lasciare sole, non fare sentire sole le neomamme e di prendermi cura della loro salute. La condizione di neomamma mette a dura prova lo stato psicofisico di una donna e affrontarlo in questa situazione di isolamento sociale è molto complesso. Come sapete, la gravidanza, il parto e la fase dell'allattamento portano a una trasformazione considerevole del nostro corpo, che coinvolge più sistemi e più funzioni. I tessuti cutanei e i tessuti muscolari cambiano in lunghezza, in elasticità e in tono, e che durante il parto possono subire delle lacerazioni, le subiscono sicuramente durante un parto cesareo. Il sistema linfatico è rallentato, la postura si modifica inizialmente per la presenza della pancia, poi per le posizioni mantenute per l'allattamento e per le ore considerevoli in cui abbiamo in spalla i nostri piccolini. La sedentarietà influisce anche questo sulla postura perché perdiamo tono muscolare e forza muscolare, in particolare sui muscoli posturali. I cambiamenti ormonali, oltre a lavorare e influire sul sistema endocrino e quello che ci serve per portare avanti la gravidanza, poi per l'allattamento, porta anche a un cambiamento del tono dell'umore. Infine, non per questo meno importante, la carenza delle ore di sonno oppure il sonno disturbato che non permette un corretto riposo del nostro organismo. Quindi, insomma, diciamo che il quadro complessivo è abbastanza complesso. Tra tutto questo, la cosa però più importante da ricordare è che esiste un prima ed esiste un dopo. Non esistiamo più come eravamo prima, o meglio, esistiamo ancora, ma con un prolungamento che è il nostro piccolino. E che nel primo anno almeno, nei primi anni, è proprio come se fosse parte di noi. E quindi viviamo in funzione solo e quasi esclusivamente di questo piccolino. Bene, io sono qui per ricordarvi invece che esistete ancora, che ci siete ancora. Siete mamme, sì, ma siete ancora donne. Ed è importante continuare a prendervi cura anche di voi stesse. In primo luogo, dobbiamo riappropriarci del nostro corpo, rispettandolo, rispettando i cambiamenti che ci sono stati, ascoltarli, comprenderli e non ignorare i segnali che il corpo ci trasmette. In secondo luogo, questo periodo ha portato un accumulo di tensione sia sul nostro corpo che sulla nostra mente. È quindi importante scaricare questa tensione per permettere il massimo potenziale di funzionalità del nostro organismo e riportare l'equilibrio. Fare ciò è importante non solo per noi, ma anche per il nostro piccolino, perché la salvaguardia della nostra psiche è la salvaguardia della psiche del nostro bambino. Se noi siamo in ansia, siamo stressati, siamo angosciati anche dalla situazione che stiamo vivendo, questo si ripercuote sui nostri piccolini. I sistemi di stress che si innescano
instaurano nel nostro corpo, li facciamo partire anche nel nostro bambino, che in questa fase di apprendimento molto importante rischia poi di essere la base in cui affronterà i problemi nel suo futuro. Quindi facciamolo veramente proprio anche non solo per noi stessi, ma anche per garantire un ottimo futuro ai nostri bimbi. Quindi lavoriamo in modo propositivo per affrontare al meglio la nostra quotidianità, soprattutto questa nuova quotidianità, senza subire passivamente questa situazione. Nel prossimo contributo vi farò vedere alcuni esercizi molto semplici, adatti a qualsiasi tipo di persona, in cui possiamo partire a prenderci cura di noi stesse e cercare di nuovo un benessere o comunque di migliorare la nostra situazione, la nostra condizione. Vi farò vedere degli esercizi, sia che siate capaci di ritagliarvi un pochino di tempo per voi stesse, ma anche se non c'è nessuno che vi può aiutare e quindi dovrete fare questi esercizi in presenza del vostro bimbo. Grazie mille, alla prossima!